Non guardare mia madre in quel modo. Oh, cielo! Non guardare tua madre? Lascia perdere! Scusa, ma come ho avuto l'incidente con l'autobus 39? Il padre comprenderà anche questo! Caratteristica permanentemente maschile. Comunque, la genialità è la madre, non potete.
torto di schiavare, è giù il pronto soccorso. E Diana fa passare di rimanere più tempo lungo possibile lì, va bene? Okay. Io vado a dare tutti le doppie a Cavallo e per Romano. Buona fortuna! Buona fortuna! Cosa significa buona fortuna? Dai, cosa significa buona fortuna? Vedi, che niente dalla storia, no? Niente dalla storia? Certo! Ma sono io non ci resta qui, potrei fare. Ma voi, pure che sarete curi! E quando il sergente verrà qui, da noi, sarà amici, domanderà a Cavallo, è vero che tu eri sul cornicione a fare uno scherzetto in gioco? Tu dirai sì, anche tu sì! Ma non è vero! Come non ci hai pensato sul cornicione? Oh! Ma brutto Dio! Lui sta facendo la caposata, cretino! Vai, vai! Sto aspettando per te, capitano, dottore! Quale? Thank you.
se non sbaglio, il dottor Baltimore aveva parlato di quelle patologie. Oh, sì, sì, no! Da bere, ci vuole da bere per il nostro caro sergente. Grazie. Un quesito, in questa occasione ci vuole... Dottore, sono in servizio, ve lo dia semplice. Se aspettará.
cornicione della finestra. Oh sì, ma noi stavamo scherzando, sergente. Capo sergente, ho assistito personalmente all'incidente. Lei è stato lottato con coglione. No, lei, faccia la sua domanda. No, no. Fermo con le case. Thank you.
raccomando, lasci che il dottor Bonni si occupi del suo figliastro. Sicuramente, sergente. Sicuramente. Allora, signori, ho preso un uniforme da casa.
primo però, cara mia. Questo non lo so per dire. Tu non riesci a fare qua nella mia vita per siamo tutti qui. Leslie, che cosa è successo? Siamo seguiti una forma di sergente. Un forma di sergente? Sì, è dalla camposala. Una camposala? Sì. Dio mio. La camposala ha fatto irruzione nella stanza di sicurezza. Oh, cavolo! E quando ho detto che è stata lei che è stata spinta giù dal cornicione, oh, più sergente fa un salto e poi spacca la testa sul soffitto. Ma non lo posso immaginare. Sì, poi ha cominciato me. Poverino! Ma poverino! Ma cosa ha creato il caos con questo? Ma così! Poverino! Ma te lo voglio dire, papà, la nonna è stata magnifica! Davvero che ha fatto? Davvero, quando la cosa ha cominciato con me, dai, ti ha dato un morso! Tu ragazzaccio devi starmi fuori dai piedi per i prossimi 10 anni, capito? Ecco, lei! Mamma! Non avresti dovuto salire fin qua su! Che cosa ha fatto? Ciò che... Oh,
signora, signora! Ma per il testacuale, non mi male, ma è che io mi scusi, Oh, accidenti, non mi faccio una cosa! No. Entrare così in sala.
me e lo zio Tom sta tornando qui ed è in cerca del signor Leslie. Oh, santo cielo! Stiamo passando per lo stato, come sì! Come si sapete, ma quando andato? Ma che non mi ha sentato la polizia! Ma sono sicuro che cascherebbe! No, ha tirato le fuori! No, perché non sei morto? Non mi ha sentato! Ma non prende se continua così! Sto passando per la mattinata! E adesso basta!
Rosemary, preparati a uno shock da prima parte. Che succede? Che succede? Adesso l'acqua, non ti prendo la scotch, dallo scotch. Dallo scotch e dallo shock. Il padre di questo ragazzo... Tutto il mondo non sa che è questa volta! Levati, non andiamo a chiamare la convenzione adesso. Ma non lo sappiamo che... Silenzio! Il padre di questo ragazzo... È il più grande, ecco gli altri. Stai zitto! Davide, sei proprio sicuro? Stai zitto! Il padre di questo ragazzo sono io. Tu? È mio e dell'infermiera. Cioè, mi stai dicendo che lui è figlio tuo e dell'infermiera te? Sai come ti sono? Per fare un figlio ci vuole sempre un uomo e una donna. Oh, no. Comunque, 19 anni fa ero bello, hai tante prime, veloce, appassionato. Poi lei non poteva dire. Non poteva impedirselo, forse. Ma tu sì. Io va bene! Cosa stai cercando di insinuare? Un attimo! Cosa stai cercando di insinuare? Sto cercando di insinuare. La trama non avrebbe mai avuto una storia completa. Oh, è Okay.
Basta, ci può andare a fare.